Nel sale e nella scopa possono fermare una Janara. Ma io non sono stata sempre una Janara. Una Janara come mi vedete adesso. Sono stata pecorella anch'io e una famiglia tenevo pure io. E tutto cominciò che la sera. Mi ricordo come fossimo la sera prima di morte. Stavo nel salone con il mio nonno, stavamo davanti al camino acceso e io stavo là e aspettavo che un nonno mi arrivasse cioccolata che il nocciolo. Come ho chiamato? Torrone! Arriva mio cugino di corsa, bianco bianco in faccia e col fiatone. Mio nonno subito capette e mi disse di andare nella mia stanza. Ma io mi nascosi, pecerella pecerella, dietro il divano. Mio cugino disse che avevano trovato Francesco, il suo fratellino, nel letto con gli occhi aperti e le mani attaccate alla coperta. E dice, ha detto mamma, è nato troppo presto e stanotte ha saltato qualche respiro. E poi si mise a piangere forte forte. In un'eca capetta assai, però il giorno dopo mi portarono in chiesa e la piangevano tutto quanto. E una signora venne vicino a me, a mio cugino, e disse: è stata lei a rubare il fiato mentre dormiva. E ci diede due sacchetti di stoffa. Erano strani, non capivo. Non era né un pupazzo né una bambola. Lo nonno disse che due sacchetti li dovevamo mettere vicino alla porta e un altro ci dovevamo dormire. E poi 3 notti ci misero a dormire assieme, a me e a mio cugino. Un nonno ci metteva a letto e a nonno passava sempre dopo, quando era un po' più tardi. Passava a volte sì, a volte no. La terza volta mi ricordo come se fossimo moce, Stevena una grande che si poteva vedere tutto coso. Mi svegliavo perché non potevo respirare. Tenevo un peso proprio qua. Volevo chiamare a mio cugino che stava dormendo a fianco a me, ma la voce non usciva. Un suono basso che sibilava. Sembrava fatto di tanta lettera messa insieme. Vedevo un'ombra sopra il letto, sempre più forte, e io sempre più piccolino, più giù, oggi è sabato. Dissi come mio nonno mi aveva riterisce, oggi è sabato, tributo. Se n'era andato, e io tenevo tanta segna in coppa la stoffa non c'era più. Da quella sera fino a Natale mio nonno dormì sempre con me e disse che era venuta a Janara rinda la nostra famiglia e Canugio aveva sapere chi era. La giornata di vigilia fu lunga, stavo là che aspettavo la messa e finita andati in pace e lo dissi il prete. Dopo la mezzanotte io corsi fuori aspettare come mi aveva detto il nonno, nascosto dietro all'estate, come facevo dietro al portone quando era piccirillo. Volevo sapere chi era Janara. Accettano tutto quanto, andare in da chiesa, sorrisi, abbracci, stiretti di mano. Se una donna usciva per ultimo, che l'era Janara, così mi aveva detto il nonno. Ma per ultimo uscì in mare, il sacrestano, com'era possibile? Non ci stava più nessuno. Ah, gatto, che ci fai qua? Forza, andiamo a casa, disse mia mamma. Ai me ne sti viene. Quando improvviso sentite certi passi. Qualcuno stava uscendo dalla chiesa. A paura si fermò rinda gola. Una femmina stava uscendo, solo lei. In da chiesa, lei era Janara. Allora, bambini, non volete aprire i regali? Era mia nonna. Se va a scendere, lo portano a chiesa. Hai capito? Era nonna.
capì? Va t'ambarà sta cosa. Vattene, malucchio, vattene in de fosse, vattene, occhio triste, ti raccomanda Gesù Cristo, fuio, fuio, occhio triste, che a tre t'hanno vista, a tre t'hanno guardato, e Maria Vergine da Selvete. Vattene, malucchio, vattene in de fosse, vattene, occhio triste, ti raccomanda Gesù Cristo, fuio, fuio, occhio triste, che a tre t'hanno vista, a te t'hanno guardato, e Maria Vergine da Selvete. Vattene, malucchio, vattene in tuo fosse, vattene, occhio triste, ti raccomando, Gesù Cristo. Fuio, fuio, occhio triste, che a te t'hanno vista, a te t'hanno guardato, Maria Vergine ti salvate. O malucchio, schiattate!